vita a una struttura che era abbandonata, e quindi sono le cose che ci piacciono, sono le cose che ci fanno sentire bene, e quindi dobbiamo continuare. Quanto pensi sia importante il supporto anche in questo caso di Autofarma per iniziative del genere? Ah, io penso che c'è bisogno del supporto di tutti quanti, c'è bisogno del supporto di chi comunque ha la possibilità di aiutare il prossimo, e sicuramente chi è più fortunato ha, non dico l'obbligo, ma lo deve fare. Fabio, sicuramente la più dura per il momento è stata quella da Roma a Napoli. Per me sono tutte dure, perché io non nasco ciclista, è una passione che mi serve per cercare di mangiare di più, e lo faccio per bruciare qualche caloria, e sicuramente oggi il fatto di andare sul Vesuvio, io quando l'ho fatto la prima volta un po' mi emozionavo, però è tosto. Fabio, a 10 giorni dalla vittoria dello scudetto del Napoli, me la racconti la tua emozione da napoletano, da tifoso del Napoli? No, è l'emozione di tutti quelli che hanno aspettato tantissimo tempo. Dire che poteva arrivare prima, ma l'importante è che sia arrivato, e sicuramente è merito di una squadra e di un allenatore che hanno fatto la differenza quest'anno. E stamattina a Torre del Greco, qual è l'aspettativa, soprattutto qual è l'emozione nel risalire dalla cronaca? L'aspettativa è quella di arrivare fino alla fine, perché il Vesuvio sicuramente è impegnativo e c'è un po' di stanchezza, ma cercheremo di arrivare fino a su. Fabio, è stato accostato il tuo nome alla panchina del Napoli, ti fa piacere? Vabbè, sono 40 nomi, quindi non lo so, non ho parlato con nessuno, quindi evidentemente sono pure fuori dai 40. Da ex difensore invece, come lo studiamo, Kim? Sono quei giocatori che quest'anno hanno fatto veramente la differenza, non so ancora se sia andato via o no, però un giocatore difficile da sostituire. L'ultima sulla nazionale, la Nations League si gioca contro la Spagna, come la vedi, che impressione ti fa questa Italia di Mancini? Ma sicuramente la Spagna non è una squadra semplice, però la nostra è una squadra che deve cercare di ritrovare una continuità di rendimento, sicuramente questa è un'opportunità importante con una squadra forte. Mancini è bravo, l'Italia sta iniziando a tirar fuori di nuovo qualche giovane interessante, speriamo di vederli tutti quanti in nazionale. Oggi posi la bici, domani prendi la racchetta di padel, sei pronto? No, padel faccio un po' più fatica perché avendo un ginocchio un po' che mi dà fastidio, però ecco, cerchiamo di fare tutto il possibile per poter raccogliere comunque quanti più fondi possibile. Prevenzione e sport, un connubio che funziona, è sulla bocca di tutti o è soltanto un dire e non fare? No, la prevenzione è fondamentale per qualsiasi attività, perché comunque improvvisare è pericoloso,